quest'anno sono 40 anni dalla emanazione della legge 194 del 78, la legge che ha consentito alle donne di scegliere responsabilmente in ordine alle loro gravidanze. Com'è la situazione oggi a 40 anni dal varo? Sì, è una situazione purtroppo non estremamente positiva. Bisogna riequilibrare il rapporto tra medici obiettori e medici non obiettori, nel senso che è una legge dello Stato, va rispettata. Quindi l'obiezione deve essere un'eccezione e non può essere la regola. L'85% di media si dichiara obiettore, magari dopo l'assunzione, e che quindi le donne, quasi in tutte le regioni, con qualche eccezione, sono costrette a fare il giro di molti ospedali, a fare i cosiddetti viaggi della speranza, perché altrimenti non riescono a praticare questa autodeterminazione. Quindi la regione Campania potrebbe fare qualcosa in tal senso? Io credo proprio di sì, che potrebbe fare dei bandi di assunzione di medici, scrivendo nel bando che si cercano ginecologi non obiettori e mettendo anche la clausola che il rapporto si può sciogliere nel momento in cui si passa all'obiezione, perché questa è un'altra anomalia: persone che vengono che sono non obiettori, che nel corso del tempo chissà perché diventano viceversa obiettori. Beh, teniamo presente che la Campania è il record di obiettori in Italia, circa il 90% dei medici ginecologi nelle strutture pubbliche è obiettore. Di questi certamente alcuni sono finti obiettori, e questo è un fatto gravissimo. Non a caso negli anni sono stati inchiesti arresti di medici che praticavano l'obiezione nell'ospedale pubblico e poi in privato, spesso al nero, praticavano invece gli aborti, ad esempio con le prostitute o in situazioni estreme di questo tipo. La piena obiezione significa dare pienamente il diritto alle donne di poter scegliere liberamente, senza avere pressioni ideologiche o di altra natura. E dall'altra parte ovviamente bisogna ragionare, nonostante siano forti resistenze anche dal punto di vista costituzionale, nella possibilità di assumere nelle strutture pubbliche una quota riservata ai non obiettori, perché altrimenti il rischio che corriamo, poiché praticare aborti è una grande responsabilità, non solo ci sono quelli che lo fanno per interessi economici, ma lo fanno anche molti per deresponsabilizzazione, che è uno dei gravi danni della nostra società. Persone che vogliono lavorare senza assumersi responsabilità, e questo soprattutto nel settore medico non è possibile. Si impegna quindi a presentare una proposta in tal senso in Consiglio regionale? La proposta l'ho già presentata ed è in discussione nella Commissione Sanità. Il problema è che stiamo cercando di avere il vaglio della Corte Costituzionale preventivo, cioè almeno un parere da parte dell'Avvocatura, perché chiaramente è un tema molto 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 delicato e molto molto controverso. Ma a Napoli la situazione, diciamo, è funzionante, cioè nel senso che comunque ci sono centri di eccellenza dove la 194 viene applicata. Si può fare molto di più aprendo anche altre strutture che al momento non sono, diciamo, aperte in vari ospedali ancora, però quelle lì che funzionano, funzionano bene. Devo dire la verità, siamo tutti motivati, e, diciamo, le donne si rivolgono a noi con fiducia e senza timore. La cosa importante invece è cercare di ovviare al turno over del personale, che io personalmente oramai ho oltre 60 anni, fra un po' dovrò andare in pensione e ho bisogno di persone nuove, motivate, che possano darmi il cambio e soprattutto persone da formare affinché possano fare il mio lavoro bene come l'ho fatto io negli anni passati. E quindi secondo me il problema del turnover è molto importante, affiancare a noi ginecologi esperti persone che iniziano adesso a lavorare in questo settore e che possono essere formati ed avviati a una carriera che sia al servizio delle donne. Le giovani generazioni devono sapere anche che è il frutto di grandi conquiste femminili, ma oggi va anche adeguata ad una enorme produzione di anticoncezionali, per esempio, che è una delle novità. Le ragazze si servono degli anticoncezionali senza conoscere il proprio corpo, e anche nella libertà sessuale, che è stata certamente una conquista, molto spesso non hanno percezione delle misure che dovrebbero prendere.